opportunità tenendo a un convegno su insomma ho incontrato Gilberto Piccini e mi è venuta l'idea quando già eravamo avanti con l'organizzazione di dirgli se appunto partecipava alla loro. Mi aveva promesso che sarebbe venuto lui, avrebbe portato qualcuno a portare i saluti, comunque ci porto io per la situazione, quindi Paci, Fondelli, per le altre sono anche lì. Ringrazio il Presidente e devo dire che in linea generale sono d'accordo con Gianfranco Paci. Su alcuni aspetti non abbiamo notizie sistematiche e i dati vanno interpretati e presentano problemi e qualche contraddizione. Dunque, è noto che il toponimo poleonimo Ancon è collegato al significato di gomito, con riferimento alla conformazione geografica del promontorio. L'attestazione più antica, io andrò rapidamente sulle foto di poi magari, della città nelle fonti antiche, è quella del Perico dello pseudo Filace, una sorta di corporano dell'antichità con notizie di contenuto geografico e nautico. Vi do la traduzione naturalmente. Dopo i Sanniti c'è il popolo degli Umbri, e qui anche sono d'accordo con Paci sul probabile significato di in età austera, e nel territorio degli Umbri la città di Ancona. Questa popolazione è il culto di Diomede, essendo stata da lui verificata, è un luogo di culto a lui dedicato. La navigazione lungo il territorio degli Umbri è di 2 giorni e una notte. In questa raccolta, il cui nucleo originario antico è datato, pare che si debba datare per e altri studiosi al VI-V secolo a.C., e per cui arti elaborate più moderne invece risalgono a età posteriore al 387 a.C. Questo passo evidenzia intanto lo stretto rapporto che lega la città al porto e al mare. Ci offre dati preziosi sulla storia più antica di Ancona, conserva la memoria di antichi contatti precoloniali tra la regione del Colle e la Grecia del secondo millennio a.C. ciò che poi ci diranno anche Diodoro e soprattutto Plinio, oltre che naturalmente Strabone, attestati realmente, come è noto, da materiali del Colle Montagnolo, adesso qualcuno dice Montagnolo, risalenti al Micenero dei secoli, Micenero III D, dei secoli 12-11 a.C. A seconda di diverse fonti, come che avrà modo di vedere, Ancona è posta nel territorio degli Umbri, pseudo Filace 16 citato, oppure sarebbe stata fondata dai Siculi, che non è detto che debbano essere identificati con i siracusani, nella notizia di Plinio, in il vecchio Naturalis Historia, terzo 111-112, Solino 2-10. È stata fondata dai siracusani nell'anno 387 secondo Strabone 5-241, addirittura secondo notizie di punti grammaticali, supplemento 187, dai Galli. Per certo c'era la compresenza, quando sono arrivati i greci di Dionisio, certamente c'erano già stati ovviamente arrivi, perché i frammenti i micenei, poi ne parlano altri qui di questo, ma insomma del Colle Montagnolo, più tutta la altre documentazioni, c'era però la presenza di popolazioni picene e probabilmente, anche qui sono d'accordo con Bracesi e Paci, la ctisis presuppone, sì, fondazione, secondo Gasperini, ricordo che la colonia si è portata anche a colonia, sfiorare il significato di autorità. Però in definitiva credo che Bracesi abbia ragione, uno scalo greco c'era anche precedentemente all'arrivo dei dori appunto di Dionisio il Vecchio. Ora ho parlato di pseudo Scillace, che è una definizione attribuita all'opera, ma non si riferisce certo a un falsario che avrebbe redatto un centone di informazioni derivate dalla letteratura geografica precedente, ma alla variegata struttura compositiva dell'opera, in cui vanno accuratamente distinte notizie appartenenti agli strati più arcaici,
VI, V o anticristo da altre riferibili a età successiva. Conosciamo poi da tutti la notizia di Giovenale, la definizione di Giovenale che sembrerebbe, almeno nelle fonti letterarie, l'unica in cui si trova il termine dorica, insomma, no? Davanti la pesca di un rombo ammirabile, davanti a Mirevole, davanti al Tempio di Venere, quam dorica sustine tantos, che sostiene in alto la dorica, la città dorica, cioè greca, di Cantuna, e poi appunto altre fonti, veniamo ad esaminarle gradualmente. Intanto Plinio che nella Naturalis Historia ci dice, ve lo leggo in traduzione, vengono poi le città di Cupra, il castello di Firmo e verso l'interno la colonia di Ascoli, la pilota dell'entroterra e così via. Dice, sulla costa si susseguono Potenza Numana fondata dai Siculi e la colonia di Ancona, anch'essa fondata dai medesimi, adiacente al promontorio del Cronero, nello stesso punto in cui la costa si ripiega a forma di gomito, distante 183 miglia dal Gargano. La scarsità dei dati impedisce di formulare ipotesi attendibili relativamente a carattere e struttura dell'insediamento e al rapporto con i greci prima della colonizzazione dei siracusani. Insomma, il discorso è questo: per Siculi sembrerebbe che non si possano intendere tutt'ora i siracusani di Dionisio, anche se c'è stato chi ha cercato di identificarli con quelli, ma il problema è che questa notizia di Plinio probabilmente andrà datata a una fase assai più antica. C'è un salto cronologico clamoroso tra la presenza dei Siculi in Adriatico di parecchi secoli prima, probabilmente. E allora come spieghiamo il problema? O pensiamo ad un errore, che sembra difficile da ammettere, di qualcuna delle fonti di Plinio con l'identificazione sul cur dei siracusani con i Siculi, oppure la rivitalizzazione e evidenziazione del dato della presenza dei Siculi in Adriatico nell'ambito della propaganda di Dionigi. A proposito, al riguardo, io leggerei in traduzione, darò un rapidissimo cenno alla notizia di Diodoro Siculo, in italiano naturalmente non in greco: insieme a questi avvenimenti presso in Sicilia Dionisio, il tiranno dei siracusani, praticamente ebbe l'idea di fondare delle città lungo l'Adriatico. Questo fece pensando di poter in qualche modo colonizzare, far proprio il Poron, cioè il golfo, il mare chiamato allora chiamato Poros Ionio, dello Ionio, e di preparare delle rotte più sicure verso l'Epiro e di fare proprio le città che con navi, far proprio le città per potersi praticare i propri commerci, eccetera. La notizia, vengo rapidamente alla seconda e ultima parte di questa carrellata di fonti, la notizia più considerevole è quella di Strabone, il quale dice: Ancona, in Ancona greca, il Venis, Ctisma, fondazione forse più che colonia, certamente c'era qualcosa anche prima, dei siracusani che fuggivano alla tirannide di Dionisio, però dobbiamo mettere in rapporto questa notizia anche con quella di Teodoro che ho letto prima, si trova presso un promontorio che circonda un porto nella curvatura verso il nord ed è buona produttrice di vino e ricca di frumento. Qui abbiamo già, per quello che ho detto, un problema enorme, perché noi abbiamo, come si sa, la testimonianza di approdi e la testimonianza insomma di frammenti eccetera di Cenei sul Montagnolo, e poi abbiamo questa notizia invece che ci porta a Guasto, diciamo così. Io sono arrivato all'idea che abbia ragione Landolfi, che poi parlerà spiegando questo molto meglio di me, illustrerà questo concetto. Si tratta probabilmente di due, non è che si possa pensare solo al Montagnolo o solo a Guasto, probabilmente c'è una concorrenza di tutte e due.
Io non sono un archeologo e sono terribilmente, come dire, inesperto di queste cose, però secondo me, quando abbiamo testimonianze di insediamenti di età micenea, abbiamo, come sentiremo fra un po', la presenza di il ritrovamento, la presenza, e anche tra il pubblico, poi c'è qualcuno che possa intervenire, di frammenti dell'età di Dioniso, di Dionisio, di resti dell'età di Dionisio proprio nei corpi del Montagnolo. Quando sono state trovate, proprio recentemente ci stanno scavando, che sono strade romane, orientate verso il Tempio di Venere, sul colle adiacente a quello del Montagnolo di Chettarello, sul centro, nel colle del Montagnolo, da quelle parti. D'altra parte non si può negare la presenza della, diciamo così, dell'ancona più, chiamiamola tradizionale, da quest'altra parte, cioè sul Guasto. Quindi c'è poi la notizia di Pomponio Mela, che anche lui parla di ex diverso preuntium in flexi cubiti di gomito, eccetera, in imagine sedens, e Tideo per questo Agrais, dai greci detta Ancona, tra le città galliche, italiche, eccetera. Faccio presente che, a quanto sappiamo dalla tradizione marinara dei greci, almeno alle origini, tiravano in secco le navi e avevano, evitavano coste piuttosto alte, quindi l'ipotesi formulata dalla Lombini della spiaggia della salute per tirare in secco le navi, eccetera, e poi il punto proprio forse più interno del gomito, quindi non è assolutamente da trascurare. E vengo ad altre notizie, richiamandole proprio brevemente. Silvio Italico, i lavatori di Piazza Pertini, molti ritrovamenti, adesso in questa sede bisogna stare essere prudenti a parlare, insomma pare che in alcuni punti di Ancona si sia scavato e quando veniva trovato qualche cosa che poteva dare avanti degli scavi si taceva e si andava avanti. Un mio amico avvocato mi diceva una volta di aver visto con i suoi occhi dei materiali, degli scavi di Piazza Pertini che venivano buttati in mare, ma erano resti archeologici. Io non so se faccio bene o male, però sono cose che si dice. Il campo sportivo del Corano. Il piazzale è stato fatto con quasi tutto il materiale dello scavo dei Catalogi. Naturalmente il materiale è stato finito al mercato sportivo. Vabbè, poi intervenite dopo. Un'ultima considerazione, prima di lasciare la parola agli altri. Vi ho detto, più o meno vi ho fatto capire la mia opinione, cioè io sono attualmente, per quanto riguarda le fonti, insomma, attestato su una posizione aperta di due centri abitati, insomma, uno un montagnolo, forse addirittura più antico quanto ai ritrovamenti che sono stati fatti, uno appunto nel Guasto, eccetera, eccetera. Un altro punto in cui sono d'accordissimo con Gianfranco Paci, mi pare anche con Andolfi, con qualcuno che parla di Gianfranco, è il discorso della necropoli studiata, ellenistica insomma, studiata molto bene, bravissimo da Colitti, però un punto debole, secondo me, nella tesi di Colitti c'è. Perché si sarebbero tanto affannati a dare una veste greca alle stemi, alla lingua, a certi particolari, esagerando, d'accordo, come poi lì abbiamo fatto benissimo, hanno esagerato. Ma perché avrebbero fatto questo? Avranno avuto una motivazione. La motivazione, secondo me, l'unica motivazione vera, reale che potevano avere, accanto agli argomenti che ha tirato fuori Paci prima, molto bene, tra l'altro, l'unica motivazione è che sapevano che le origini di Ancona erano greche, se no perché. Che motivo c'era di andare a inscenare tutta quella cosa, dire tiriamo fuori che siamo greci, ci vestiamo invece della toga, del palio, delle istituzioni greche e così via. Io il problema l'ho sempre avuto. Privati. Però ho capito, però se in quali altre città sono stati trovati fenomeni analoghi? C'è una città che si è dichiarata, sia pure privatamente, d'accordo, che si sono dichiarati greci con tanta intensità.
tanta decisione. Il giornale quando dice Dorica sostiene tanto, che motivo aveva di dirlo se non sapeva qualcosa di più di quello che sappiamo noi? I resti ci sono, i problemi sono aperti, però prima di queste che io volessi commesso più davvero, sono fonti d'accordo con problematiche e tutto quello che volete, ma sono fonti, parecchi fonti, non si possono buttare via ogni ora, quindi cerchiamo di vedere.